Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Allora, riprendiamo con l'aiuto del Signore il discorso sul purgatorio da dove l'abbiamo lasciato la volta scorsa. Abbiamo introdotto il tema. Oggi andremo rapidamente e veloce. Del purgatorio ne hanno parlato diversi concili, tra cui il concilio di Trento, in particolare nel decreto sulla giustificazione. Il concilio di Trento dice esplicitamente che esistono delle pene temporali, adesso poi ci familiarizzeremo un po' con questo termine, che devono essere scontate o in questa vita oppure nel purgatorio. Si chiamano pene temporali, è il termine tecnico. Il decreto sul purgatorio, poi, perché voi sapete che una delle cose che aveva detto Lutero è che il purgatorio è un'invenzione dei preti e della Chiesa, ma che sono biblicamente fondati soltanto il paradiso e l'inferno. La Chiesa, con formula dogmatica, ha affermato che il purgatorio esiste, che si deve predicare la dottrina sul purgatorio, udite, udite, anche se. Insomma, voi ne sentite parlare in giro del purgatorio? Oggi si parla solo del paradiso. Il purgatorio e l'inferno non esistono più. E che i suffragi, anche di questi, parleremo oggi, vedremo bene cosa sono, aiutano i purganti. Ora passiamo a un documento. Sapete che il Concilio Vaticano II non è stato un concilio dogmatico come il Concilio di Trento, il cosiddetto concilio pastorale, ma ha delle costituzioni dogmatiche. Una è quella sulla Chiesa, la Lumen Gentium, la Costituzione la conosco meglio di tutti perché altre volte vi ho detto che era oggetto della mia specializzazione, che ha un capitolo dedicato alla cosiddetta, capitolo settimo, indole escatologica della Chiesa pellegrinante, quindi il fatto che la Chiesa, ricordate la prima parola della Chiesa, è stata pensata e viene dalla Santissima Trinità, cammina nella terra, ma ha la sua ragion d'essere nel raggiungere la patria, che è il cielo. Ecco, quindi in questa sezione parla anche del purgatorio e dice testualmente che fino a che il Signore non verrà nella sua gloria, accompagnato da tutti i suoi angeli e distrutta la morte, non gli saranno sottomesse tutte le cose, qui sto leggendo, alcuni dei suoi discepoli sono pellegrini sulla terra. Cosiddetta chiesa peregrinante, oggi la chiamano così, oppure termine classico militante, cioè quelli che sono in pellegrinaggio oppure nel combattimento. Altri compiuta questa vita si purificano ancora, cosiddetta chiesa purgante, e altri infine godono della gloria contemplando chiaramente Dio uno e trino, quale chiesa trionfante cosiddetta. Quindi la Lumen Gentium ricorda che non esiste solo il paradiso, ma che esiste anche il purgatorio, ecco, e altrove ricorda che esiste anche l'inferno, non in questa sede perché abbiamo altro di cui parlare, no? Ora, andando avanti, cosa sono esattamente i suffragi? Ecco, la Lumen Gentium ancora afferma che a causa della comunione dei santi, cioè, questo è un punto su cui adesso mi fermerò, perché la comunione dei santi c'è cioè, sia in positivo che in negativo. La Chiesa di coloro che camminano sulla terra, riconoscendo benissimo questa comunione di tutto il corpo mistico di Gesù Cristo, cioè tra Chiesa militante, Chiesa purgante, Chiesa trionfante, ci sono dei vincoli di comunione, non solo tra noi, Chiesa che siamo sulla terra, ma anche con quelli che stanno in purgatorio e con quelli che stanno in paradiso. E adesso vedremo quali sono. Fin dai primi tempi della religione cristiana coltivò con grande pietà la memoria dei defunti, e poiché santo è salutare il pensiero di pregare per i defunti, perché siano assolti dai peccati, ha offerto per loro anche i suffragi. Cosa sono i suffragi? Poi lo vedremo in alcune sezioni ben determinate. Sono preghiere, messe o opere buone e sacrifici che io compio, ma il merito che queste opere hanno va applicato a sconto della pena temporale delle anime purganti. Ora, quali sono i rapporti, diciamo,
tra queste tre chiese. Allora, i santi che stanno beati in cielo pregano per noi, quindi, e si danno, almeno negli scritti che ci hanno lasciato, nelle biografie sono state fatte, come esempi di santità e di virtù. Sono loro che pregano per noi. Le anime del purgatorio stanno soffrendo, ma anche loro pregano per noi. Il problema è che loro non sono arrivati in paradiso, quindi stanno in stato di sofferenza. Loro per se stesse non possono fare niente. Quindi se nessuno le aiuta, come dice Gesù nel Vangelo, resteranno lì fino a quando non avranno pagato fino all'ultimo spicciolo il debito della propria pena temporale contratta per i peccati, che poi vedremo che cos'è. Che non è uno scherzo. Ho detto 100 miliardi di volte, non va andato a confessare ad Ombrodino, perché io dico sempre, le anime del purgatorio sono anime sante, quindi gli accidenti non li mandano più, quindi non possono mandare dal purgatorio gli accidenti ai cattivi confessori, possono mandarli solo gli accidenti santi. Ho fatto già la scuola delle parolacce sante, ma non tutte, mi sa. Gli accidenti santi ve l'ho insegnati? Come se mandano gli te possino coricatte di grazia e benedizione. Questo si può dire. Va a morire ammazzato per la fede. Si può dire, perché tu stai augurando una persona. No, perché scherzare? Perché tu hai una persona che rimartire. Se tu se te scappa va a morire ammazzato. Fatto subito per la fede, così almeno, perché se no hai lanciato una maledizione. Se dici va a morire ammazzato per la fede, allora secondo me le anime del mondo vorrei essere un po'. Se il nostro Signore gli dà la licenza a qualche confessore che ha fatto la confessione generale, gli ha dato la penitenza in Ave Maria, qualche accidente santo secondo me glielo mandano. Ecco, perché l'ha condannato a qualche centinaia di anni, migliaia di anni, non lo so, no? Io ho detto altre volte che quando ero giovane, vi racconto un'altra debolezza e freddura, leggevo Tex Willer è un grande. Allora, c'era un'espressione di Kit Carson che quando succedeva qualcosa che metteva l'agitazione, diceva a Tex: freddo ai piedi, non lo so perché diceva così, cioè freddo ai piedi. A me freddo ai piedi è cominciato a venirmi quando, mentre studiavo in seminario, mi sono andato a imbattere perché c'erano i tariffari delle penitenze nel primo millennio. Allora, ogni peccato. Siccome per evitare che ci fossero Don Brodino, cioè che tu vai a confessarti, hai commesso adulterio da Don Brodino e ti dice di tre Ave Maria, vai da Don Leopoldo, non chiamiamolo, e ti dice 4 anni di digiuno a pane e acqua. Facciamo una misura, come dire, standard, no? E quindi era questo. Adesso i teologi, i dottoroni di oggi, hai visto le cose, le pene, le tariffe, lasciamole perdere. Era una motivazione dedicata. Perché vengono fatte queste cose? Perché c'era la percezione, perché vi ho già detto che solo nel sacramento del battesimo noi godiamo delle soddisfazioni e dei meriti di Gesù Cristo in toto, quindi sia in ordine alla remissione della colpa che in ordine alla cancellazione delle pene dovute per il peccato. Ma siccome Gesù Cristo è morto una volta sola in croce, se tu combini guai dopo il battesimo, la potenza del suo sacrificio è infinita. Quindi i peccati possono essere rimessi infinite volte. Ma non è giusto che tu fai piazza pulita, d'accordo? E la giustizia di Dio questo non lo tollera, per cui ti rimette la colpa, ma ti lascia all'espiazione. Cioè le conseguenze del male che va, te lo paghi, tu va sicuro. Intanto, se non le fai penitenza, il Signore te la fa nella vita, con tutti i guai che ti succedono e te li tieni. Io vi assicuro che ne conosco tante di storie, tante di persone, quindi se non ti arrivano le penitenze, ti devi semplicemente gestire le conseguenze negative del male che hai fatto e zitta e mosca pure. Ecco. E quindi, sopportando con amore, ricordando tutte le cose successe a causa delle mie colpe, e me le tengo. Questo, stai tranquillo che te lo stratieni per tutta la vita. Quindi, ci credi o non ci credi, tanto così è. Oggi è il compleanno di Vasco, abbiamo fatto prima Ave Maria per la sua conversione. Vasco mi dice, quando arrivano i guai, quando arrivano i conti sai, dice in una canzone, ognuno paga comunque i suoi.
Ah, questo lui ogni tanto lui non lo sa, capite, perché lui dice tante le cose sproloquando, ma questo è tranquillamente prendibile e acquisibile alla catechesi per gli adulti di oggi. Quindi se qualcuno fa gli auguri su Facebook, dica a Vasco, guarda che Don Leonardo ti ha citato nella catechesi sul purgatorio, ha detto che i guai si pagano comunque, o si pagano di qua o si pagano di là, d'accordo? Quindi questo è tranquillamente sussumibile, ecco. Comunque, quindi questo non è oggetto di discussione, ecco, quindi questo non ci deve far venire l'ansia o il patema, ma ci fa capire anche la serietà di alcune cose, perché quando tu operi il male, tu il male non è che semplicemente lo operi, tu lo scateni, d'accordo? E se lo scateni te lo tieni poi, d'accordo? E Dio te lo fa tenere e non date retta a chi inganna il prossimo, sbandierando la misericordia come un colpo di spugna che fa piazza pulita e azzera tutto. Andate a parlare con la gente che non è combinato quanto è Carlo in Francia in tutta la vita e poi guardate se dopo la confessione non succede più niente, non si deve comunque barcamenare e gestire le situazioni, i guai e i problemi che alcuni errori, anche in buona fede, anche dipendenti dalla cattiva formazione, da tutto quello che volete, sono stati commessi. Te li paghi tutti quanti fino all'ultimo centesimo, tutti. Ecco. E questo è il fondamento, diciamo così, come dire, empirico, esistenziale, ecco, riscontrabile del purgatorio. Il Catechismo della Chiesa Cattolica, ecco, testo autorevole, nella sua versione ampia è un po', qualcuno l'ha rimproverato un po' troppo grosso, perché i catechismi una volta erano i cirannini, ma questo è un antibrone grosso così, però è stata fatta la scelta di spiegare bene, insomma, le cose. Poi Benedetto XVI fece fare il compendio del catechismo e comunque nessuno vieta di andare a dare un'occhiata al catechismo di San Pio X, perché non è che le cose di una volta sono diventate, come dire, materiale contagioso che attacca strane lebbre spirituali, insomma, che sono dopo il catechismo di San Pio X gli cadono tutti i capelli. Non è che mi sono accaduto di pensare per questo, cioè, però ho visto qualche volta cose strane, gli viene la sampite, quindi comincia a fare delle cose un pochino strane, no? Non succede niente, non succede, quindi se uno non... Comunque, catechismo nuovo, in maniera più estesa e più sistematica, afferma nel numero 1030 coloro che muoiono nella grazia e nell'amicizia di Dio, vedete, usa questo termine, ma sono imperfettamente purificati, sebbene siano certi della loro salvezza eterna, vengono però sottoposti, dopo la loro morte, ad una purificazione, al fine di ottenere la santità necessaria per entrare nella gioia del cielo. Ovvio, mi pare di avervi accennato la volta scorsa. Questa purificazione, ecco, non è, come dire, ho fatto questo esempio, credo, che tu stai nella hall, tu hai in albergo, ti metti in sala d'aspetto, viene il cameriere in guanti bianchi, ti porta il cappuccino, il cornetto, ti vedi un bel film in 3D su Sky 3D, ti porti pure una sigaretta, ti fai una fumata nell'attesa che ti chiamino nella camera tua. Non è così, ecco, perché è un luogo, il purgatorio, di tormenti, come dire, che l'anima vive nella coscienza di doverli vivere, ma sono tormenti, quindi non sono posti dove uno sta tranquillo. Ecco, per cui è somma carità prendersi cura delle anime del purgatorio. Ci sono stati alcuni santi che erano molto devoti delle anime del purgatorio e che sono state ringraziate, perché questi poveri disgraziati stanno a tribolare, adesso poi tribolano il triplo. Perché se uno va al funerale e dicono, ah, il nostro frate che fino a ieri ha scritto tutto il decalogo tutti i giorni, tutte le ore, è andato tra le braccia del padre, nella casa del padre, nel paradiso, quindi adesso noi ci affidiamo alla sua preghiera, dico, l'ho detto insomma tante volte. Chiaramente i familiari, i parenti che stanno lì, ah certo, è andato in paradiso, quindi se mi venisse in mente di fargli di una messa, ma che la fai di affatto, sta già in paradiso, quindi... Figurate, quindi non lo so se le anime del purgatorio mandano pure qualche accidente santo ai preti che celebrano qualche funerale un po' così, che dicono pure a lui, te pozza morire ammazzato per la fede, boh, non lo so, questo non si può sapere, certamente non credo che sultino di gioia, ma voi immaginate a trovarvi voi,
Gesù sta dall'altra parte, senti quello che dice, ma questo che sta a Dio? Tappatevi la bocca, e tu, purtroppo non può sentire nessuno, perché le anime non si sentono, no? Quello sta lì, dice, ma che si è fatto questo qua? Dia che io sto, che mi servo che non facessero 300.000 messi al minuto. E quello dice, ma no, sta in paradiso, sta tranquillo tra le braccia del Padre, tranquillo, no problema, perché Dio è buono, ci vuole tutti salvi, e siamo tutti lì, tranquilli. E vabbè, ecco. Continua il catechismo, il purgatorio è una verità di fede. La Chiesa chiama purgatorio questa purificazione finale degli eletti, che è tutt'altra cosa dal castigo dei dannati. La Chiesa ha formulato l'ottina di fede relativa al purgatorio, soprattutto nei concili di Firenze, che abbiamo visto la volta scorsa, e di Trento. Ok? Cita i passi della scrittura a cui salto, l'abbiamo visto la volta scorsa, vi ricordate il libro dei Maccabei, il sacrificio espiatorio per i morti, quindi non ripetiamo sempre le stesse cose, però specifica. Vedete che fin dai primi tempi, questo è molto importante, la Chiesa ha operato la memoria dei defunti e ha offerto per loro suffragi, in particolare il sacrificio eucaristico, la messa. Adesso qui ridico per la centesima volta una cosa che così, vediamo se dopo 10 anni, le pecorelle di Borgo San Michele, a differenza di quelle nazionali che sono più docili, capiscono alcune cose, affinché purificati possano aggiungere la visione beatifica di Dio. La Chiesa raccomanda anche le elemosine, le indulgenze, poi vedremo, e le opere di penitenza a favore dei defunti, i digiuni e le altre austerità dei santi che voi chiaramente in diretta e in differita tutti compiete, ecco, anche quello cruente, vengono qua, ci sono stati dei santi che usavano gli strumenti di penitenza offrendole per il purgatorio, sta pieno la storia della Chiesa. Se oggi qualcuno dovesse andare a dire in giro, dice, ma tu sei matto da legare, d'accordo? Queste cose non si fanno, queste sono cose da malato di mente. A noi pure quando dicevo queste cose, malato di mente, allora dico, Santa Veronica Giuliano è malata di mente, Santa Margherita Maria La Cocca è malato di mente, il curato d'Ars e soprattutto tutti quanti malati di mente. Allora io però, poi, mi chiedo sempre, no? Dico, ma, cioè, che ti piacerebbe a te? Che queste cose se dovessero fare questo malati di mente... Oppure che malati di mente siamo noi che quelle cose dovrebbero fare pure da parte nostra, solo che non penso sia tanto divertente passare la notte anziché dormire con un curato d'Ars, con il flagello in mano, che perché ha sporcato tutti i muri della camera. Divertente? No, possibile, non ci pensa nessuno. Allora a me sempre nella luce delle cose dico, ma il cosiddetto freddo ai piedi, no? Come viene il freddo ai piedi quando ho visto le penitenze, dico, scusate un attimo, no? Io non mi sento tanto intelligente, dico, allora, qual è la via più comoda? Che magno, bevo e dormo, no? chi me la guasta? Certamente non sarebbe molto divertente, umanamente parlando, una vita condotta come Santa Veronica Giuliani. Io sono stato al museo di Santa Veronica, l'anno scorso sono stato a fare il ritiro a Città di Castello, andateci. Si può visitare il museo dove si vedono gli strumenti di penitenza che usava Santa Veronica Giuliani. Se uno soltanto li vede... Poi legge il diario, 5 ore con quella roba in mano, cioè Gesù è stato flagellato per un quarto d'ora, 20 minuti, 5 ore con quelle cose ad uncino, arrugginite, grosse così, una donna che ci sta ancora il corpo lì sotto che era alta così, finito quello veniva il demonio e la corcava per altre 3-4 ore, queste erano le notti di Santa Maria Veronica Giuliani, dico, pare che sia meglio che uno se va a fare una bella dormita e dorme, no? Allora dico, chi ce l'ha ragione? Io dico sempre, ce l'hanno ragione 2000 anni di pazzi furiosi da legare da manicomio, da galera, masochisti, pazzi furiosi, come ci hanno ragione questi? O ci hanno ragione i teologi di oggi? Che mangiano, bevono, dormono, fumano, qualcuno fuma pure, sai com'è? Una sigarettina, insomma, si può fare tranquillamente, e chi si è visto, si è visto. Chi c'ha ragione? Io mi sono sempre posto delle domande, no? Domande un pochino inquietanti, perché dico, speriamo che c'hanno ragione i teologi di oggi, ma se ci hanno torto, so proprio guai. Ecco. Allora, ho una cosa riguardante il sacrificio eucaristico. Io ritengo che sia veramente assurdo che oggi uno debba temere di dover andare a ordinare una messa.
Questo però dipende anche dalla, perdonatemi, non dei presenti, stupidità dei fedeli. Allora, la messa per i defunti è stata da sempre praticata, tant'è vero che l'abbiamo visto, la prima forma di percezione del purgatorio, libro dei Maccabei, sacrificio espiatorio per i morti, d'accordo? Ora, la messa, voi sapete che è la ripresentazione sacramentale del sacrificio di Cristo, che in quanto tale ha un valore infinito. Però la messa è celebrata da un essere umano e limitato che agisce in persona Cristi, ma che è un prete. Ogni messa ha un luogo di celebrazione, ha un'ora di inizio e un'ora di fine, quindi è un atto limitato, temporaneo. Ok? Colui che viene offerto ha compiuto illo tempore un sacrificio da un valore infinito in sé, ma i frutti di quel sacrificio che vengono applicati attraverso l'atto finito che è la messa sono limitati. Ok? Allora, se io vado a dire la messa per Francesco, Nicola, Genoveffa, Gesualda, Fabrizio, Matteo, e qui non mi ricordo quando cominciano a messa tutti i giorni, frequentavo una parrocchia X a Latina, non diciamo il peccato del peccatore, prima della messa usciva l'ometto vestito di bianco, perché ci sono tutti gli ometti vestiti di bianco. Allora, oggi una traversa preghiamo per... Io la chiamavo ironicamente la litania, dicevo, aveva 5 minuti a dire tutti quanti. La gente che sta là tutta contenta, ha detto pure mio padre, ha detto pure mia madre, ha detto pure mio nonno, ha detto pure me. Basta che sente dire il nome, quella è una cosa magica. Allora, questa cosa è proibita dalla legge della Chiesa. Io, se volete, ve lo prendo subito, faccio una ricerchina rapidissima. Proibita. Perché l'intenzione della messa non è frazionabile. Tu la puoi applicare per una intenzione, perché essendo un atto, ripeto, limitato, ha un'efficacia limitata, non frazionabile. C'è un decreto, ve lo faccio vedere, perché insomma, della Congregazione per il Culto Divino, vediamo se riesco a aprire qua, che parla delle cosiddette messe collettive. Non so se ci sta la connessione, mi sa che forse qui non si è agganciata al wifi. Vabbè, comunque, in questo decreto, basta che andate online, cercate messe collettive, vedrete che c'è un decreto della Congregazione per il Culto Divino, d'accordo? Dove si afferma chiarissimamente che la messa può essere applicata per una sola intenzione, che se un prete accetta un'intenzione di messa, un'offerta, è obbligato sotto giustizia grave a soddisfare a quell'intenzione singolarmente, cioè con una messa ad hoc, e che solo nelle parrocchie dove, a causa del numero limitato di preti, dove non ci stanno 10 preti come una volta, ci stanno 10 messe al giorno a 10 altari diversi, ma ce ne sta una sola al giorno, quindi per ragioni di gravi necessità pastorali, avvertendo il fedele, due volte a settimana si può celebrare la cosiddetta messa collettiva. Avvertendo il fedele. Perché avvertendo il fedele? Perché il fedele lo deve sapere che tu metterai quel nome in una messa che non va, cioè non è che non va, che non è una messa applicata ad hoc. Io, questo lo dico candidamente, parlate con Don Tiago, se non ci credete, perché è uno dei miei collaboratori, il mercoledì e il sabato, io questo l'ho sempre applicato alla lettera, andando a litigare con, sapete quanta gente cretina, perdonatemi, nel senso di abitanti della città di Creta, come sempre. Io le messe pure intenzionate, le faccio tutte ricelebrare. Mi lasciano un'offerta per Mario, per Rossana, per Francesco e per Nicola, io il mercoledì uno la applico, gli altri li ricordo, e gli altri tre sono tutti ricelebrati con tre distinte messe da altri sacerdoti. Per il bene loro, d'accordo? E qui lo facciamo perché io sono costretto, nonostante il fatto che tre volte alla settimana ce l'ebbe pure la mattina, ma non ce la faccio, non so più dove mettere. Io le messe non so più dove mettere,
Perché me lo chiedono in continuazione? Perché sono sicuri che io, o personalmente o attraverso qualcuno, le faccio celebrare come Dio comanda. Ma è una cosa assurda questa qui. Non si può, quella messa è aria fresca. Non si tratta di fare la funzione di Dio, ma Dio non è un ragioniere. Allora io dico sempre, se Dio non è un ragioniere, aboliamo subito tutte le messe. Perché in ogni preghiera eucaristica, ce l'avete le vecchie, no? Ricordati dei nostri fratelli che sono addormentati, si prega per tutti i defunti. Per tutti. O no? Si prega per i vivi e per i defunti. E le messe sono applicabili per i vivi, cosiddette ad mentem offerentis. Si può far celebrare una messa per la conversione di mio padre, di mia madre. Si può far celebrare la messa a sconto dei miei peccati. Si può far celebrare la messa per i bambini non nati, le cosiddette intenzioni per i vivi. Per i bambini non nati, non solo per i vivi. Oppure per un defunto X in suffragio. Ma l'intenzione deve essere una. Anche chi di voi va a dire la messa per mio padre e per mia madre, non va bene. Il nome è uno. Stop, l'intenzione è una e basta. E nonostante quella, la messa è limitata per un'alta voce. Lo capite che dietro questa mentalità c'è una capoccia ancora priva di fede. Tu non capisci niente. Non capisci il valore di un suffragio, non capisci il valore della messa, non capisci il senso di una messa, anche il senso teologico di una messa. Ah, ma il sacrificio della messa ha un valore infinito. Allora togliamo tutti i defunti, perché ad ogni messa ricordati dei nostri cari defunti. Qual è il problema? Ma questo è contrario ad una prassi antichissima della Chiesa, perché la Chiesa ha sempre celebrato messe particolari in suffragio dei defunti. Come mai? Secondo voi? Come mai? Scusate, Padre Pio dice, basterebbe una messa per diventare santo. Com'è che c'è anche una messa tutti i giorni? Ce l'ho da una volta, ce l'ho più, no? Certo che basterebbe. Dovresti sentire sta messa come se fosse la prima, l'ultima e l'unica. Adesso non so con quale grande paga trasporto o quale... Cioè, di per se stesso va anche bene. Ma noi esseri umani abbiamo una partecipazione a queste cose umana e limitata. Compri? Ecco. Quindi, io vi dico, mica una persona sola, ma io lo dico senza nessun rancore, perché io tutti quanti i miei parrocchiani, i miei pocorari, tutti quanti bene, li perdono di tutto, possono di tutto il male che vogliono di me. Ma hanno cambiato parrocchia, per questo motivo. Perché non gli hai detto la messa al giorno X all'ora Y, facendo cagnare infinite per tutto Borgo San Michele, perché il parroco non mi ha detto la messa per mia madre. Capito? Il problema è che quando saranno morti questi qua, piangeranno. Io li perdono e chiedo al Signore che li perdoni. Ma non lo so se... Sicuramente piangeranno, 100%. Perché dopo cambia parrocchia come te pare e Donardo è meglio perderlo che trovarlo. Purché le motivazioni del cambio della parrocchia siano sante. Se sono sante le motivazioni del cambio della parrocchia, ho trovato un prete più bravo, più bello, più santo realmente, non è tanto difficile trovarlo più di me, vai. Ma se la motivazione reale è che cambiamo parrocchia perché ho stata messa dal giorno X, perché non si può andare a ledere il diritto di un defunto che ti ha preceduto, né andare a far dire mezza messa tacca a tua madre per farti contenta, vai pure, tanto lo trovi chiunque oggi. Oggi si trova di tutto. È uscito su Facebook l'altro giorno che qualcuno aveva provato andarsi a fare benedire un'unione omo da un prete, eh? È uscito un post su Facebook e non lo so se ci sono riusciti o se è stato fermato in corner, ma questo non mi stupirei affatto se oggi si trova nel parco di tutto, quindi di tutto e di più. Quindi chi cerca trova anche nel negativo, però l'importante è avere un pochino di buona formazione e avere le idee chiare. Questo dipende anche da voi, però. Ecco. Dipende in larga parte dai fedeli. Ecco. E anche chi non le sapesse, io ho il mio cognato, c'avevo uno zio prete che è morto da un pochino di tempo, prete chiaramente ordinato nel 41, insomma, quindi lo zio di questo c'aveva il suo librettino in tasca con il giorno del calendario, dice Donora, mi puoi dire la messa? Quando la vuoi dire? Il 20 febbraio, occupato, un altro giorno. Non c'era discussione, e c'era un nome, c'era Fabrizio, occupato. Basta, già non c'è argomento di discussione, finito. Ecco. Ma tutti i preti facevano così, tutti. Ecco. Allora,
Attenzione adesso qui, il titolo di questo, di questa nuova slide, una pena senza colpa. Allora, qui il Catechismo della Chiesa Cattolica spiega molto bene un concetto. Il peccato ha una duplice conseguenza. Da un lato il peccato grave ti fa perdere la grazia di Dio. Tu diventi automaticamente schiavo di Satana, subito, appena commesso. E perciò ci rende incapace di conseguire la vita eterna. Cioè, se tu muori in stato di peccato mortale, te ne vai dritto all'inferno. Perché senza la grazia santificante, chi non rinasce da acqua e da Spirito Santo, dice Gesù nel Vangelo di Giovanni, non può entrare nel Regno di Dio. Capito? Acqua e Spirito Santo, cioè grazia santificante, non ci entra nel Regno di Dio, chi non sta in grazia. La cui privazione è chiamata la pena eterna del peccato. D'altra parte, ogni peccato, anche veniale, il peccato veniale non fa perdere la grazia santificante, ma provoca un attaccamento malsano alle creature. Questo è il termine chiave. Perché il peccato, dice Sant'Agostino, c'ha sempre due elementi costitutivi, che uno è l'aversio a Deo, allontanamento da Dio, e l'altro è la conversio ad creaturas. Cioè, io mi attacco in maniera disordinata a qualche creatura. Può essere una persona, può essere una cosa. Pensate ai piccoli peccati d'avarizia, ai sorti. Pensate ai peccati di gola, al cibo, eccetera, eccetera. Cioè, c'ho un rapporto non equilibrato e non corretto con quella determinata creatura. E questo mi macchia l'anima. Cioè, la sporca. E questa cosa deve essere scrostata, purificata. Che ha bisogno di purificazione, sia qua giù, sia dopo la morte, nello stato chiamato purgatorio. Tale purificazione libera dalla cosiddetta pena temporale del peccato. Ok? Quindi c'è la cosiddetta pena del danno, l'abbiamo già visto incontrato, che è la privazione della visione beatifica dipendente dalla perdita della grazia santificante, e c'è la pena temporale, chiamata anche pena del senso, dipendente dalla necessità di purificare gli attaccamenti malsani derivanti dai peccati veniali o mortali rimessi quanto alla colpa. Giustamente dice, queste due pene non devono essere concepite come una specie di vendetta. Questo è verissimo, cioè non è che Dio dice allora, che abbiamo combinato? Hai commesso atti impuri? Perdita della grazia e pene del senso feroci, inferno, via. Tu che hai fatto? Hai detto la bugia? Bugia? Te andava bene, in paradiso ce mando, però un po' di sganassoni. Non è così. Cioè, queste sono, come dire, realtà intrinseche, capite? Cioè, il peccato produce la perdita della grazia. Dio non fa altro che prenderne atto. Non è che Dio ti manda all'inferno. Se tu aderisci al male, la grazia la perdi. Punto. Vi faccio un esempio scabroso, ma della vita concreta. Se una verginella va con un maschietto, non è che può dire vado con un maschietto, ma tanto rimango vergine. No, o vai con un maschietto o rimani vergine. Se vai con un maschietto, vergine non ci sei più, punto e basta. Non è che sai, no, dunque devo fare uno sforzo mentale, dunque diciamo, perdiamo la verginità, perdiamo, no, non la voglio perdere, quindi non la perdo comunque. No, 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 se ce vai, l'hai persa. Se il peccato lo fai, la grazia la perdi. Se tu fai un peccato piccolo, ti corrompi, ti macchi, automaticamente. Cioè, se si macchia una tovaglia, provate se siete capaci, andate davanti a una tovaglia, avete visto come faceva Troisi col secchio, no? Dice, vieni qua, vieni qua. Poi andate dalla tovaglia macchiata e dite, pulisciti, pulisciti, via la macchia. Via la macchia, o la metti in lavatrice, oppure la macchia non se ne va. Ecco. E se è una macchia brutta, c'è una tintoria. Cioè basta manco la lavatrice. È così. Tant'è vero che proprio teologicamente questa cosa si chiama la macchia del peccato, se leggete San Tommaso d'Aquino. Quella macchia deve essere lavata. Per lavarla, hai visto la lavatrice? Non credo che, immagino, se fosse la tovaglia, piacerebbe se venissi là dentro a tutto il macello che sono la lavatrice. È un procedimento, insomma, laborioso, no? E questo è il purgatorio, o la penitenza. Questo. Quindi non è che Dio dice, ah, adesso facciamo i conti, vediamo se te ne diamo tutte e due, o se te ne diamo una sola, e quante te ne diamo, vediamo un attimo, va. C'ha Tigellino vicino che dice, ah, dai, fagli questo o quell'altro, come... Cioè, non è così. È una cosa intrinseca al male, ok?
è dipendente, è immediatamente conseguente al male che tu hai fatto. Sei tu che la decidi. Ecco. Per questo che io vi dico, se nel primo millennio tu fai peccato di fornicazione e ti danno quella penitenza 7 anni di digiuno a pane e acqua, capite che significa una cosa del genere? Quanto è grave l'attaccamento che produce questo peccato alla materia sensibile? 7 anni di digiuno a pane e acqua per un rapporto prematrimoniale. Dico sempre alle persone che così, dice, ma tu così le terrorizzi, ma magari se terrorizzassero, ma se terrorizzano loro. Un atto impuro solitario, un mese di digiuno a pane e acqua, un mese di digiuno a pane e acqua. Quindi non è, dice, ah, si dice, erano sadici, quindi, ma non vi racconto altre penitenze, non ve le dico, perché ogni tanto quando parlo in pubblico, quando faccio conferenza, alcune cose non ve le dico, perché vanno a vedere da solo, perché chi cerca trova. Delle penitenze sono veramente allucinanti, ma veramente impressionanti. Ecco. Ma non era anche lì, dico, ah, mo adesso, mo mi sei capitato a tiro, mo te faccio vedere io, così te impari se la prossima volta arrivai a donne. Non è così. Cioè, che c'era una misura di questo genere della penitenza, ti deve far capire quanto grave è l'attaccamento disordinato alla creatura che ti produce quel gesto. Ecco. E se adesso non te la danno più, peggio che te, perché l'attaccamento rimane lo stesso. E non c'è sta più tanta severità per staccarlo. Ha quindi inventato qualcosa. Capite? Non è che c'è sta qualcosa da dire. Perché tanto queste cose te le tieni, c'è sta niente da fare. Allora, sono derivanti, vedete, dalla natura stessa del peccato. Catechismo nuovo della Chiesa Cattolica, Catechismo di Giovanni Paolo II, applicazioni del Concilio Vaticano II, perché dopo. Se Don Leonardo fa certe catechesi che sembra stare il Medioevo, questo è il catechismo della Chiesa Cattolica, è il Concilio Vaticano II. Ecco perché io rifiuto di dire in giro l'epiteto di tradizionalista, perché non lo sono, d'accordo? Perché la Chiesa da un punto di vista dottrinale non può tradire mai. Ci sono delle forme che possono essere migliori o peggiori di comunicazione. Io potrei anche essere convinto che sia più efficace comunicare per la via degli anatemi del Concilio di Trento, che non per questa, ma tanto il contenuto della dottrina rimane mutato, d'accordo? E se qualcuno muta la dottrina, peggio per lui, d'accordo? Non è che noi adeguiamo mutamenti di nessun genere, d'accordo? Ma non succede una cosa del genere. Comunque, una conversione che procede da una fervente carità può arrivare alla totale purificazione del peccatore, così che non sussista più nessuna pena. Questo è stato insegnato al Concilio di Trento. Se tu avessi un pentimento perfetto dei tuoi peccati, mosso però dalla carità e da nessun'altra cosa, cioè un dolore pazzesco, ma non motivato dal fatto che hai commesso una stupidaggine o che muori di andare all'inferno, ma dal fatto di aver offeso la carità di Gesù, non lo so, dal fatto che quelle cose tu piangi perché interiorizzi che attraverso le cose veramente hai ucciso Gesù Cristo, l'hai flagellato, hai sofferto e per quello piangi, se c'è un pentimento di tal fatta, il pentimento perfetto insieme al Concilio di Trento toglie la colpa e toglie pure la pena, perché il fuoco della carità, il fuoco dell'amore brucia pure tutte le scorie e le macchie del peccato. Solo che vivono una cosa di questo genere non capita tutti i giorni. Allora, qui continuo ancora dicendo sempre lo stesso argomento, che il perdono del peccato e la restaurazione della comunione con Dio, ripetiamo, comportano, lo dice in tutte le salse possibili, sempre il catechismo, la restaurazione, scusate, la remissione delle pene eterne del peccato. Rimangono le pene temporali. Il cristiano deve sforzarsi, anzitutto sopportando pazientemente le sofferenze e le prove di ogni genere, è venuto il giorno, affrontando serenamente la morte, di accettare come una grazia queste pene temporali del peccato. Allora, ci stanno dei sistemi, perché oltre ai digiuni e alle penitenze volontarie, là bisogna vedere, perché se uno a ogni croce la smette di brontolare e dice come buon ladrone, che ha fatto un croce? Tu non ci dovevi stare qua, io dovevo stare qua, è pure peggio.
ricordati di me, che ti ha detto Gesù? Quindi accettazione, per cosa mi ha turbato il ladrone? Le due cose che ti vanno a risparmiare il purgatorio, le due cose. Per questo che io tirerei il collo, ma tirerei il collo a farli diventare peggio del gallinaccio de sezze, alle persone che non aiutano a morire il prossimo. Che io quando vado da un malato normale, io gli dico, è ora, tra poco si parte, hai capito bene? State a morire, quindi preparate. Perché dice Sant'Alfonso, l'accettazione serena della morte, cioè se tu vivi la morte serenamente, stai per morire? Eccomi, tu mi hai dato la vita, me la togli adesso? Che c'ho? Mio caro Francesco, c'ho 23 anni? Sia fatta la tua volontà. Dopo un anno di croce? Sia fatta la tua volontà. La tu ha detto che San Francesco, che Francesco, si potrebbe dire sanna, però, non c'è andato in purgatorio. La tu sai che l'ha vista il mio amico Francesco. E alla madre gli disse, Francesco non è andato in purgatorio. Guardate che Francesco, mo si arrabbia, io l'ho sentito e l'ho visto fare qualche peccato di una certa rilevanza, non dico cose, l'ho visto e l'ho sentito. Ma con quello che ha passato, perché le croci di un linfoma leucemico, una noce in cellule T, più morire a 23 anni, insomma, non è una cosa molto allegra, gli hanno fatto tutto il purgatorio sulla terra. Per cui io dico, e lui mi sta a sentire che mi sta sempre vicino, beato lui! Magari ci fossi stato io al posto suo. Scusate. Certo, devi passare al travaglio, ma quanto dura? È un annetto. E mo? Beata lui. So già, oltre 20 anni che si sta in paradiso, io no, sto tribolato. Quindi l'accettazione serena delle ma tu tutte le sofferenze. Voi dovete sapere che i santi e le anime del purgatorio, qualcuno una volta mi ha detto che momenti me lo magno, mi ricordo chi è che se me lo ricordo me lo magno col pensiero, le anime del purgatorio vorrebbero tutte quante ritornare nel pianeta Terra, tutte, a soffrire un po' di più, perché quanto si soffre di là, numero uno è molto peggio, numero due non c'è nessun merito, quindi vorrebbero tutti tornare, i santi vorrebbero tornare a soffrire un altro po' per avere più gloria in paradiso. Perché la gloria è proporzionata ai meriti. E meno hai sofferto, e meno hai patito per Gesù, e meno gloria c'è in paradiso. Uno, se sei santo. Ma meno hai sofferto qui, e più purgatorio te fai. Senza nessun merito. Questa è la sapienza dei santi. Quindi l'accettazione serena, ma di tutte le sofferenze, anche delle umiliazioni, anche degli sgarbi, qualcuno ti tratta male, tuo marito ti tratta male, tua moglie ti tratta male, tuo figlio ti risponde male, qualunque cosa, se accettata e offerta, te la dà sconto dei peccati, ricordatelo. Ecco. Se t'arrabbi, uno, quella sofferenza te la pigli lo stesso, due, non ti serve a sconto dei peccati, anzi, tre, se te incavoli, fai un altro peccato veniale e così te ne pigli un altro po' di pena del purgatorio, anziché risparmiartene un po', vedi tu quello che vuoi fare. È così, Quindi non ci sono alternative. Se tu accetti serenamente, tu dici io non voglio andare a purgatorio. Buon appetito. Comincia a mangiare croci dalla mattina alla sera. Ti fai una bella scorpacciata dei rospi, ti mangi un rospo a colazione, un rospo a pranzo, un rospo a cena e quando arriva sorella morte, eccomi, sia fatta la tua volontà. No, padre, ma io non posso morire, io ho 3 figli da campà, ho 4 figli da campà, ho 5 figli da campà. Tu li devi campà. Che li campa tu? Tu li campi fino a quando il padre eterno ti lascia sul pianeta Terra. Ma se il padre eterno ti fa morire e tu hai 5 figli, i 5 figli li cresce quello, li cresce il padre eterno, non li devi crescere tu. Non ti stai assolutamente a preoccupare. Ce n'hai 7 è uguale, ce n'hai 25 è uguale. E poi l'altro sistema sono le opere di misericordia e di carità. Le opere di misericordia e di carità. Si sente fritto. Questo. L'elemosina copre una moltitudine di peccati. Fritto. Il denaro bisogna darlo. Se volete averlo, imparate a darlo. E tanto, non poco, non essere avari nell'elemosina. Io dico il bene vostro. Perché
mettere la mano sul portafoglio è grande, quindi ricordate che le opere penitenziali sono la preghiera, il digiuno, col digiuno si intende il digiuno e tutte le penitenze sensibili corporali, e l'elemosina, e con l'elemosina si intendono tutte le opere di carità. Quindi, perché l'elemosina va sicuro che è grande sofferenza, perché frit non gli piace a nessuno. E San Pietro scrive, l'elemosina copre una moltitudine di peccati. Poi, le opere di carità. Le sapete le sette opere di misericordia corporale e spirituale? Dar da mangiare agli affamati, dar da bere agli affettati, vestire agli ignuti, visitare i carcerati, visitare i malati, alloggiare i pellegrini e seppellire i morti. E cose di misericordia spirituale non sa nessuno? Insegnare agli ignoranti. Ignoranti in senso etimologico, vuol dire insegnare la buona dottrina a chi non la conosce. Ecco. Poi, ammonire i peccatori, lo stesso. Perdonare le offese, sempre tutto e tutti, senza legarsene al dito, senza fare le vendette, senza fare come vendette che uno va a dire peste e corna a tutto il circondario. Perdonare le offese. Poi, consolare gli afflitti, consigliare i dubbiosi. La più difficile, sopportare pazientemente le persone moleste, questa fa risparmiare grande purgatorio, e pregare Dio per i vivi e per i morti. Comprì? Come pure mediante la preghiera. Oh, rosari. Qua c'è sta veglie notturne, veglie diurne, cenacoli, rosari, messe. Ecco, ogni volta una nuova messa. Tutto quanto ascolto del purgatorio. Varie pratiche di penitenza. Digiuni, cilizi, discipline, privazioni di televisione, tutto quello che volete, c'è sta un repertorio infinito. Leggetevi i libri dei santi, poi andate a parlare prima con il padre spirituale, d'accordo? Un padre spirituale di vedute aperte, se no chiama subito la Neuro, il 113, se gli dite voler fare qualche cosa. Di vedute aperte non alla moderna, cioè di vedute aperte nel senso che guarda la storia della Chiesa col binocolo di 2000 anni, non col binocolo degli ultimi 30 anni, insomma, perché la Chiesa, sapete, quando vi abbiamo fatto della Chiesa, il pastore di Erma, nel secondo secolo, vide la Chiesa come una vecchia, una donna molto vecchia, bacucca, in visione, no? Ve l'ho raccontato una volta che dice, e chi è? Dice, tu hai visto la Chiesa? Ma come ho visto la Chiesa? La Chiesa la fonderà Gesù Cristo 130 anni fa? Non mi sembra che sia una vecchia bacucca, questo mi sembra Matusalemme. La data di nascita della Chiesa è prima della creazione dell'umanità. Figurate quante ampie vedute che bisogna averci. Altro che 2000 anni di storia della Chiesa di Dio da Cristo, che bisogna sempre tenere presenti tutti e 2000, no? Ecco, figuriamoci, ecco. Spogliarsi completamente dell'uomo vecchio e rivestire l'uomo nuovo, perché altro modo per risparmiarsi il purgatorio è fare in tutto e per tutto la volontà di Dio. Una delle ultime, non solo osservare 10 comandamenti, quella è la quinta elementare. Con quella non ci fai manco la scuola dell'obbligo, non ti scampi manco un paro, non stiamo manco proprio sicuri, ecco. La voglia poi, bisogna fare scuole medie, le scuole superiori, l'università, i master, qui i master, i dottorati di ricerca, altro che, quindi sulle cose di bisogna andare proprio al fior fiore, tutti laureatissimi, tutti dottorandi, specializzandi, professori, eccetera, eccetera, quindi. Rapidamente uno sguardo sulle indulgenze, ci abbiamo ancora 9 minuti, cosa sono le indulgenze? L'indulgenza è la remissione dinanzi a Dio di cosa ormai ci siamo fatti? Della pena temporale dovuta per il peccato, già rimesso quanto è la colpa. Allora, da che cosa deriva questa indulgenza? Remissione che il fedele, debitamente disposto, 4 righe sotto, dopo vedremo che significa, e a determinate condizioni, acquista per intervento della Chiesa. Ci vuole un intervento espresso del Papa con il suo compito di legare, di sciogliere e in alcuni limitati casi dei vescovi diocesani che possono dare indulgenze per alcuni fenomeni legati alla vita locale della Chiesa, la quale come ministra della redenzione autoritativamente dispensa ed applica il tesoro della soddisfazione di Cristo dei Santi. Allora, tutte le penitenze che ha fatto il nostro Signore, tutte le penitenze che ha fatto la Madonna e tutte le penitenze che hanno fatto i Santi costituiscono il tesoro della Chiesa. Noi abbiamo il tesoro, che vi credete? Altro che i tesori dei corsieri. Cioè, i santi hanno fatto tutti i colori.
Numero uno, è compito nostro andarci a mettere qualche monetina per noi, perché se devi mettere pure le penitenze tue dentro il tesoro. Se no tu magni, ma magni e basta, non bisogna magnare, bisogna pure metterci qualcosa, Nel proprio piccolo qualcosa bisogna metterci pure dentro il tesoro. Allora, chiaramente, tutte quante le sofferenze, tutte le penitenze che hanno fatto i santi, vanno a sconto della caterva di peccati e sono dinanzi alla divina giustizia. Certamente i meriti di Gesù Cristo, della Madonna e dei Santi riparano i peccati di tutto il mondo e tutta l'umanità, basterebbero soltanto quelli del nostro Signore, non ci servirebbero neanche quelli di tutti quanti gli altri santi. Allora, a certe condizioni, il successore di Pietro con le sue chiavi apre il tesoro e dice: guarda che io concedo a te, oppure la facoltà di applicarlo al tuo defunto, questo tesoro in forma piena o in forma parziale, se, stando ovviamente in grazia di Dio, adempi queste determinate pratiche. Solo che c'è un problema che sta qua sotto, che per acquistare l'indulgenza plenaria per te o per un defunto, ecco perché dice: ah, allora io ho fatto la visita al cimitero, sapete, una delle opere indulgenziate è che io lo faccio ogni anno dal 2 all'8 di novembre, c'è la possibilità, se si visita il cimitero e si recita anche mentalmente un eterno riposo, fermo restando la condizione di grazia di Dio, che questa è sempre presupposta, di mandare un'anima del purgatorio in cielo tutti i giorni, perché c'è l'indulgenza plenaria applicabile solo per i defunti. Allora, morta mia madre, dico: bene, io vado il 3 di novembre al cimitero, faccio l'eterno riposo e mia madre andrà in paradiso. No, è troppo facile. Perché? Perché per acquistarla è necessario il distacco dell'affetto dal peccato anche veniale. Non che non li commetti, non basta che non li commetti, deve essere staccato il cuore. E nessuno c'ha il cuore completamente distaccato anche dai peccati piccoli. Se ce l'avessi, vorresti dire che tu preferiresti farti ammazzare piuttosto che dire una bugia di scusa. Se questo realmente è nel tuo cuore, prendi l'indulgenza plenaria, se no, no. Attenzione, quando questa è applicata per un defunto, ce ne vogliono due di condizioni di questo genere: uno, quello che c'è nel cuore tu, e due, quello che ci aveva nel cuore il defunto. Perché adesso veniamo alla parte dogmatica e poi vi dico qualche piccola cosa che deriva dalle rivelazioni private. Quindi questa è tutta parte dogmatica fino adesso, quindi non si discutono queste cose qui. L'ultima parte, gli ultimi 5 minuti, li voglio discutere quanto volete, che ve li dico subito. Quindi bisogna che anche il defunto avesse quella disposizione, che quindi il Padre Eterno possa, in senso che capite in che senso possa, Dio può tutto, ma possa nel senso che riscontri le condizioni nel defunto per potergli dare quel tipo di indulgenze. E questo non è detto che accada, noi questo non possiamo saperlo. Ok? Similmente i suffragi, vedete, giovani e defunti in ordine alla diminuzione di pena, senza mutare lo stato di dannazione o di salvezza, giovano ancora di più a chi li compie, perché sono grande carità. Quindi le messe che fate dire, dove bisogna anche fare frit, perché alla messa si lascia l'offerta, quindi c'è anche frit, dice la messa gregoriana, devi lasciare l'offerta per 30 messa, frit, dice: ah, ma io sono morto di fame, ti metti i soldi da parte. Dice: ma se ci vogliono tutte queste messe, dico: stai calmo, perché se tu sei morto di fame, perdonatemi il termine, stiamo tra fratelli e anche chi ascolterà capisce il linguaggio per farsi capire, se non vuole essere dispregiativo, no? Quindi se tu per rimediarsi 300 euro, queste 300 messe per un anno, fai sacrifici su sacrifici e ci riesci a farlo, d'accordo? E li metti da parte e fai di una messa gregoriana per tuo padre a lacrime e sangue, quella vale molto di più dei 40 messe gregoriane che ha fatto lì per padre riccone, capito? Quindi in questo senso veramente Dio non è, perché Dio guarda veramente il cuore. Perché il valore della messa è necessario, ma un conto è che tu, che quello è frutto di lacrime e sangue, quindi dietro quelle messe c'è anche una grandissima carità da parte tua, che per trovare quei soldi li hai dovuti farli spillare al sangue. Quindi certamente quelle messe valgono 100 volte tanto di chi, avendo la possibilità, fa mezza parte dell'obbligo suo e manco tutta, diceva buon'anima di mia madre. Quindi giovano ancora di più a chi li compie, perché sono opere di grande carità.
perché le anime dei defunti aspettano solo noi. Mentre un povero, se tu macchi di carità verso un povero, se non glielo dai tu un euro, quello può darsi che trova qualcun altro e glielo dà qualcun altro, oppure se ne va a lavorare, che molte volte farebbero bene a farlo un po' di più, e se riguadagna, questi possono fare niente. E se ci pensano i propri cari, ma chi ci pensa a questi? Ci pensano i preti una volta l'anno. Oppure tutte le anime che sapete, ogni volta che un prete celebra la messa, qui intorno sta in traffico, sta pieno di anime del purgatorio intorno agli altari, aspettando che, perché io ce la metto l'intenzione, se ci stanno le anime qui vicino, il ricordo ce lo metto quando celebro, qualcosa gli fa. Il fondamento è la comunione dei santi, ecco perché le preghiere circolano, e vi dico, questo vale per il positivo, vale anche per il negativo. Giovanni Paolo II, in Riconciliazione e Penitenza, ha detto: un peccato anche di pensiero che tu commetti, che non lo sa nessuno, ridonda in negativo su tutto il corpo ecclesiale, fa male a tutta la Chiesa, anche se non lo sa nessuno, perché noi siamo in comunione. Dico noi che la dottrina cattolica del peccato originale e la dottrina non dogmatica, ma a mio avviso sacrosanta, della trasmissione del male attraverso l'albero genealogico e delle tare, si fonda su questa unità del genere umano. Quello che fai tu non è mai solo tuo, è tuo, ma ricade nel bene o nel male sugli altri, qui e pure nell'altro mondo, quindi suffragi. Quindi, capite? I suffragi però non giovano ai dannati e la Chiesa non prega per loro. Non si prega per i dannati, perché i dannati sono irreversibilmente cattivi. Quindi se un'anima per cui uno voglio dare una messa sta all'inferno, io questa intenzione ce la metto sempre, specialmente quando celebro i funerali, perché la messa seguiale è per il defunto, ma se quello sta all'inferno può fare pure 5.000 di messe seguiali. Io dico sempre alla Madonna, tu ci pensi tu a prendere sta messa e a portarla a qualche anima abbandonata del purgatorio che ce n'ha bisogno. Sacrificio dell'altare, di cui abbiamo già parlato, elemosine, la preghiera e il digiuno. Oltre a queste cose, ricordate che ci sono i sacramentali per i defunti: aspersione delle tombe con l'acqua benedetta, accensione dei ceri sulle tombe. Ok? Beh, con questo possiamo, diciamo, chiudere. Queste sono le cose più belle che abbiamo visto. Io volevo semplicemente dirvi un'ultima cosa, ecco, che riguarda, che proviene dalle dottrine, dalle rivelazioni dei mistici, e cioè che il purgatorio ha diversi strati, d'accordo? Purgatorio di desiderio, grande purgatorio e purgatorio basso. Nel purgatorio di desiderio, quella sì è una specie di anticamera del paradiso, c'è solo la pena del danno, cioè non si vede Dio, ma non si soffre alcun tipo di pena del senso, né il fuoco né le sofferenze sensibili dovute a sconto dei nostri peccati. I santi, la dottrina comune della Chiesa è che quasi tutti, almeno per questo, santi compresi, ci passano. Chi per mezz'ora, chi fino al funerale, ma andare per direttissima senza neanche questa minima purificazione, con certezza, vi ripeto, avviene ai martiri e ai bambini battezzati che muoiono prima dell'uso della ragione. Non date retta quando nei funerali dicono diversamente, perché non è vero. Ecco. Poi se gli volete dare retta, fate pure, perché abbiamo il libero arbitrio. Nel grande purgatorio c'è il fuoco e ci sono tante pene del senso, cioè si soffre e tanto. La parte più bassa del purgatorio è una specie di inferno a tempo determinato, perché le pene sono molto più intense e ci sono due possibili accessori. Io ci credo a queste cose qui, vi ripeto, questa è materia completamente libera. Se non ci credete, non siete eretici, non c'è nessun obbligo, però le testimonianze di santi e mistici che parlano di questo sono tante, tantissime. Io non ho approfondito molto questo tema qui, quindi vi parlo di quello che so. Allora, numero uno, alcuni
In questa parte c'è la vista dei demoni, cioè i demoni possono visibilmente farsi presenti e torturare le persone di questa parte bassa del purgatorio. Due, possibile accessorio, per un certo periodo di tempo nostro Signore non fa arrivare i suffragi, tu fai tutte le messe che ti pare. A me questo consta anche a titolo di cose, di informazioni che ho a livello personale, d'accordo? Non ti arrivano per un certo, perché la giustizia di Dio non ti, perché ne va talmente tante, cioè chiaramente voi capite che in questa parte più bassa dice, ah, voi faccio tutti i peccati che mi pare, poi alla fine della vita bacio il crocifisso e all'inferno non ci vado. È vero che all'inferno non c'è, ma te ne vai qua. Buon viaggio qua. Vedete quanto è bello. L'ultima cosa, la più grave di tutti, che può capitare qui, è che per il fatto che tu vedi i demoni e non ti arrivano i suffragi, non hai la percezione di essere salvo. Cioè, pensi di stare all'inferno. E Dio ti lascia in questa ignoranza, cioè non ti comunica la percezione che tu, perché capite, le anime del grande purgatorio soffrono tanto, ma hanno quel minimo di consolazione che deriva dal fatto che tutto questo finirà. Perché quando abbiamo visto l'inferno abbiamo visto che la pena, una delle pene peggiori dei dannati è la coscienza che tutto questo non finirà mai, che è una cosa allucinante. Ecco, allora, pro tempore, quindi tu sei salvo, ma non sai di esserlo. Quindi in questa parte bassa possono essere questi tre belli accessori. Ripeto, vista dei doni dei demoni, niente suffragi, quindi proprio più di 500 messe al mese, ma non arrivano, e non percezione dello stato di salvezza in cui ti trovi. Questo per farci capire che l'anticamera del paradiso c'è, ma è quello alto, d'accordo? E che ordinariamente per l'intermedio ci passano la stragrande maggioranza dei salvati. Ecco, almeno per quello che ci passano i santi, ecco, successo a Macello qualche anno fa, mo lo dico così e ricominciamo i commenti su YouTube. Naduzza Evolo ha raccontato che gli è apparso Padre Pio e ha detto che si è fatto 3 giorni di purgatorio. 3. Lui, presumibilmente, il purgatorio di... Oh, Padre Pio ha avuto le stigmate per 50 anni. Cioè, è forse il più grande santo di tutta la storia della Chiesa. Io non ho alcun dubbio che lo sia. D'accordo. E poi ci stanno le leggende. Cioè, chi ha voluto dare l'interpretazione mistica ai devoti di Padre Pio dicono no, ma doveva essere in tutto simile al Signore... Ah, Gesù è stato crocifisso, è risolto il terzo giorno, e così Padre Pio è morto e è andato in paradiso il terzo giorno. Insomma, forse c'è qualcun altro invece che dice, pensate un po' quanto tocca che ci stiamo attenti alle forme idolatriche, che lui non stava attento perché c'era molta gente che entrava in chiesa, questo per, e siccome lui aveva il crocifisso e il coro, se uno va sopra la chiesa, non si mette a fare la meditazione in modo da poter essere visto. Allora c'era chi entrava in chiesa e anziché, come si deve in chiesa, guardare a Domine Dio, si girava a guardare Padre Pio. Avendo questa mancanza di riguardo verso Domine Dio, a cui lui concorreva, sia pure involontariamente perché si doveva nascondere un po' di più, e per questo si sarebbe fatto, mettiamo in condizione, 3 giorni di purgatorio. Questa notizia è stata verificata, quindi la motivazione no, ma che Padre Pio si è fatto 3 giorni di purgatorio, sì. Quindi figuriamoci se può essere vero, come sentiamo ai funerali, chiediamo agli angeli del cielo che compaiono nostra anima insieme al Padre e che preghi per noi mentre ci attende dall'altro mondo, così che ci venga, che andiamo a raggiungerlo il più presto possibile. Comunque viviamo, non c'è nessun problema, perché tanto Dio è buono e in paradiso ci manda tutti, se va bene a loro. Ma io penso che il nostro Signore non la pensi proprio esattamente così, anche se ci piacerebbe a tutti tanto che la pensasse così, ma purtroppo non è vero quel che piace, ma è vero quel che è vero. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ti rendiamo grazie, Signore, di tutti i tuoi benefici, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.